Buongiorno amici di Due Ruote e bentornati al nostro TG. Nel corso di questo 2023 abbiamo provato veramente decine di moto. Difficile scegliere qual è stata la migliore di tutte quelle che è passata tra le mani dei nostri tester di redazione. Ebbene, in questa puntata abbiamo deciso di scegliere per voi quali sono, secondo noi, le nostre migliori moto provate nel corso del 2023. Le più pazze, le più incredibili, le più viste fino adesso. Godetevi la nostra selezione. Una piccola entry level mossa da un motore monocilindrico da 350 cm cubici, il cui nome è di fatto un codice fiscale. Stiamo parlando della Royal Enfield HNTR o HNTR più semplicemente in italiano, l'acronimo di Hunter. Hunter che va a completare la gamma della famiglia J della casa indiana composta da Meteor e da Classic. Tutte mosse dallo stesso brillante propulsore monocilindrico, pur con alcune significative differenze. I dati dichiarati di potenza e di coppia sono di fatto uguali a quelli delle cugine Meteor e Classic. Stiamo parlando di poco più di 20 cavalli con 27 Newton metro di coppia. Il mono indiano però montato sulla Royal Enfield Hunter, grazie a un affinamento della accensione e della alimentazione, ha una risposta al comando del gas un pochino più pronta rispetto appunto a quelle della Meteor e della Classic. Anche in questo caso il mono è a distribuzione mono albero ed è raffreddato misto aria e olio. Motore che trova posto in un telaio simile a quello che equipaggia le altre mono della Royal Enfield, ma con quote dedicate, e soprattutto in questo caso qua la vera grande novità: la Hunter sfoggia dei bei cerchi da 17 pollici sia all'anteriore che al posteriore, con l'anteriore da 110-70 e il posteriore da 140-70, il tutto per connotare la Hunter come la più sportiva delle tre della famiglia J. Le sospensioni sono abbastanza basic, forcella tradizionale da 41 mm di diametro, 130 mm di escursione e una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico molla meccanicamente su 6 posizioni preimpostate. Viste le prestazioni in campo è sufficiente un solo disco all'anteriore, 300 mm di diametro, ma lavorato da una bella pinza d'attacco assiale a 2 pistoncini by Bre. Invece a singolo pistoncino la pinza per il freno posteriore. L'impianto frenante è naturalmente assistito da un sistema ABS, in questo caso a 2 canali. Il peso complessivo della Royal Enfield Hunter 350 è di poco meno di 200 kg con il pieno di benzina. In generale la Royal Enfield HNTR 350 è ben realizzata, con una buona attenzione al particolare che la rendono una entry level molto appetibile rispetto al suo segmento di appartenenza e con un prezzo vincente fissato a partire da 4.300 euro. Pratica, la presa di ricarica USB posizionata proprio qui, sotto la leva della frizione. Un vero tributo al passato il faro anteriore con lampada tradizionale, mentre invece il faro posteriore è con tecnologia full LED. Lo strumento sotto agli occhi del pilota è a sezione circolare ed è un misto analogico LCD e rimanda le informazioni strettamente necessarie. Alla prova dei fatti, come ci siamo trovati in sella alla HNTR 350? Cominciamo con l'utilizzo urbano, una entry level facile, fruibile. La sella è 79 cm, quindi permette a chiunque di appoggiare agevolmente entrambi i piedi a terra, si muove con agilità nonostante il suo peso non proprio da fuscello di circa 200 kg dichiarati in ordine di marcia. Il suo motore risponde bene, ha un buon tiro ai medi, è buona la logica di funzionamento della frizione, il suo cambio a 5 rapporti è ben spaziato e quindi permette di muoversi agevolmente e con facilità nel traffico congestionato di tutti i giorni. Le sue sospensioni filtrano sufficientemente bene le asperità del manto stradale, pur con una risposta un pochino secca che arriva soprattutto dal posteriore. Ma uno dei grandi pregi della Royal Enfield HNTR 350 è forse proprio quello di poter essere con grande gusto sfruttata anche al di fuori
delle mura cittadine. Una entry level sicuramente, ma i suoi 20 cavalli e il suo monocilindrico e la sua precisa risposta al comando del gas la rendono davvero molto gustosa anche nei percorsi misti, ricchi di curve, dove la ciclistica della HNTR addirittura mette in campo un rigore da riferimento, meriterebbe addirittura forse qualche cavallo in più. Certo è che le prestazioni sono sempre sufficienti per muoversi anche su percorsi medi a velocità interessanti. Diciamo che l'ambito in cui la HNTR si trova più a suo agio è intorno ai 110-115 km all'ora, che raggiunge agevolmente grazie ai quattro rapporti ben spaziati e alla quinta che è considerata un overdrive. Naturalmente non abbiamo dati precisi, ma il consumo ci è sembrato davvero molto ridotto. L'unica cosa che non ci ha proprio entusiasmati è la risposta dei freni. Sono sufficientemente potenti rispetto alle prestazioni messe in campo dalla HNTR, ma per ottenere decelerazioni importanti bisogna insistere con una certa forza sulla leva anteriore. Anche il passeggero viene tenuto in giusta considerazione, con una sella ampia e sufficientemente imbottita e dei pratici maniglioni ai quali aggrapparsi. In generale la Royal Enfield HNTR 350 è sì una entry level, ma offre molto sia a livello estetico che a livello dinamico, e quindi perfetta sia per i neofiti sia per quegli utenti che usano la moto tutti i giorni e nel weekend, perché no, magari non disdegnano qualche gita fuori porta, dove risulta davvero piacevole ed efficace grazie soprattutto ad un motore monocilindrico che ci ha profondamente stupiti grazie alla sua praticamente totale assenza di vibrazioni. Siete alla ricerca di una media stradale accessibile ma dalla bella personalità. Il motore a tre cilindri vi intriga ed entrate in un concessionario Triumph. A questo punto vi si presentano davanti due moto profondamente diverse nel look ma che hanno il DNA in comune. Una è la Trident 660, una roadster stradale che punta molto sul look. L'altra è la Tiger 660 Sport, che tecnicamente sarebbe una crossover, fa parte della gamma Adventure di casa Triumph, ma di fatto il fatto di avere le ruote da 17 pollici e una indole più da mangiacurve che da mangiasassi la rende una moto comunque stradale al 100%. Quindi a questo punto si può porre il dubbio, questa o quella? Quindi è importante mettere a fuoco la differenza tra questi due modelli. Per questo vediamo insieme come sono fatte, Stefano. Esatto Christian, quindi parliamo di date. La prima ad apparire in casa Triumph è stata la Trident 660, che fa del suo look una delle carte vincenti al suo mazzo. Un look che non vuole richiamare quello delle Scrambler, magari votate anche a qualche metro di guida in off-road, nemmeno quella delle Naked più aggressive che strizzano l'occhio alla pista. Quindi, come la chiamano in Triumph, questa è una vera e propria roadster che fa del piacere di guida il suo elemento distintivo. Altro elemento distintivo evidentemente è il suo motore tre cilindri, ricco di personalità e in grado di rendere la guida nelle strade di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni, davvero molto piacevole. Ed esattamente un anno dopo, Christian, appare questa in casa Triumph, la Tiger 660 Sport, una sport tourer sui tacchi dalla linea affilata e assolutamente ammiccante, ovviamente con una dotazione più ricca rispetto a quella della Trident, che la rende una moto perfettamente adatta anche per trasferimenti a lungo raggio e magari, perché no, anche in coppia. Bene Stefano, come dicevamo all'inizio, queste moto hanno veramente tante parti in comune. Si tratta infatti di una vera e propria piattaforma che Triumph ha allestito per offrire ai suoi clienti, come dicevamo all'inizio, delle moto accessibili ma dalla buona personalità. Personalità che punta molto sulla presenza del motore a tre cilindri, l'unico in questa categoria. Infatti abbiamo a bordo di entrambe il triple nella sua configurazione di cilindrata minore e con una base tecnica un po' semplificata rispetto ai fratelli più sportivi, per avere prestazioni ugualmente godibili su strada ma non così estreme. Parliamo comunque di un motore controllato da Ride by Wire, è capace di erogare 81 cavalli a 10.250 giri con una coppia massima di 64 Nm a 6.250 giri. Come vedi la coppia massima è molto più bassa del regime di potenza massima, infatti questa è una delle specialità di casa Triumph, la presenza sui suoi motori di una curva di coppia particolarmente piatta. In questo caso abbiamo il 90% della curva del valore di coppia massima disponibile già sulla maggior parte dell'arco di erogazione.
Ma la cosa che più rivela il fatto di far parte di una stessa famiglia, di una stessa piattaforma, è sicuramente la somiglianza molto profonda che c'è tra le due ciclistiche. Infatti per entrambe parliamo di un telaio in tubi d'acciaio collegato a sospensioni sempre di fattura Showa e identiche se non per la differenza nel valore dell'escursione. Quindi abbiamo una forcella non regolabile a steli rovesciati da 41 mm di diametro, un monomortizzatore montato senza leveraggio abbinato a una regolazione anche in questo caso del solo precarico. Sono identici anche gli impianti frenanti forniti da Nissin con due pinze assiali anteriori a doppio pistoncino e doppio disco da 310 mm di diametro e sono identiche anche le ruote. Questa è un'altra cosa che denota fino in fondo l'indole stradale ovviamente anche della Tiger. Parliamo di pneumatici per esempio con una sezione posteriore di 180/55, quindi pneumatici decisamente molto stradali. E le due sorelle inglesi hanno anche alzato di molto l'asticella del segmento quando sono apparse. Infatti sono state le prime a introdurre in questa classe il ride by wire, che ha consentito di avere due riding mode, road e rain nel caso di pioggia, integrati con il controllo di trazione. Per quanto riguarda la strumentazione abbiamo comunque una proposta interessante, in entrambi i casi si tratta di un display composto, la parte superiore è a cristalli liquidi, la parte inferiore è TFT a colori e c'è la possibilità di avere in opzione la connettività a smartphone attraverso l'applicazione di Triumph. Un'altra opzione molto interessante e molto poco diffusa in questa classe è il Quick Shifter. Bene, credo, dopo aver valutato quali sono le caratteristiche in comune tra Trident e Tiger, iniziamo a scoprire invece quali sono le differenze, a cominciare per esempio dall'escursione delle sospensioni, perché la Trident 660 con un comparto sospensioni fornito da Showa, esattamente come hai detto tu per la Tiger, mette sul campo un anteriore con 120 mm di escursione e un posteriore con 133, che porta l'altezza della sua sella a 805 mm, quindi un'altezza assolutamente corretta per la categoria. Altezza della sella invece che sulla Tiger Sport, che fornisce un'escursione del suo comparto sospensioni di 150 mm su entrambi gli assi, raggiunge gli 835 mm, che comunque è un'altezza per la categoria accessibile a qualsiasi tipo di pilota. Eh sì, e una moto più alta tende sempre a essere anche un po' più lunga, infatti la Tiger Sport ha un interesse di 1418 mm contro i 1401 della Trident. Qui abbiamo anche uno degli interventi ciclistici più importanti e una delle differenze più significative, perché i tecnici inglesi per recuperare un po' di sveltezza hanno chiuso l'angolo del canotto di sterzo di un grado e mezzo sulla crossover e quindi l'avancorsa della Tiger Sport è di soli 97 mm contro i 107 della Trident, quindi questo ha un riflesso anche nella guida su strada e ci arriveremo fra un attimo. Poi c'è da dire l'ultima grande differenza per quanto riguarda il peso, ovviamente è una moto che ha qualche dotazione in più, le plastiche, sospensioni più lunghe quindi anche un pochino più pesanti, il fatto di avere inoltre 3 litri in più di benzina nel serbatoio, siamo a 17 litri contro 14, porta il peso in ordine di marcia della Tiger Sport a 206 kg contro 189 dichiarati per la Trident. C'è da dire, Cri, che Triumph è evidentemente un marchio premium e nella Trident questa cosa compare in maniera evidente. Perché? Perché le caratteristiche dei suoi particolari sono assolutamente da moto di categoria forse anche superiore. Gli accoppiamenti, le plastiche, le verniciature, tutto richiama una grandissima cura e attenzione al dettaglio. In più per la Trident c'è un ricchissimo catalogo di accessori che permettono di personalizzare il tripod inglese in base ai propri gusti. Alcuni sull'esemplare a nostra disposizione sono già montati, poi si può addirittura arrivare a dotarla delle manopole riscaldate, della presa USB sotto la sella. Noi in questo caso abbiamo i tamponi paramotore, i tamponi che proteggono la forcella in caso di scivolata, gli specchi e, cosa che poi come diremo nella guida consigliamo fortemente, la scelta di dotarla del Quick Shifter, che in casa Triumph è davvero uno di quelli più appunto in assoluto. Manca forse solo per viaggiare un plexi leggermente più protettivo, ma in questo caso allora perché non orientarci alla scelta sulla Tiger? Eh sì Stefano, se tu vuoi un plexi per viaggiare, qui ne hai uno che oltretutto è regolabile in altezza anche in movimento. Oltre al plexi abbiamo poi di serie le maniglie per il passeggero e i supporti per le valigie integrati. Quindi diciamo che se per i percorsi urbani e extraurbani a corto e medio raggio le due moto si equivalgono, quando le distanze si allungano sicuramente l'indole da viaggiatrice della Tiger Sport esce e prende sopravvento. Direi che quindi a questo punto può essere arrivato anche il momento di vedere più in concreto come si comportano su strada.
quindi Cri, ce le siamo guidate tanto, ce le siamo scambiate spesso, cosa ti viene in mente prima di tutto, così, proprio appena arrivati? Appena arrivati, beh, sono due moto molto naturali nella guida, cioè sali in sella e ti trovi abbastanza a tuo agio, sono moto comunque da una potenza media, non particolarmente impegnativa ma nemmeno scarsa, ti permettono di divertirti, hanno una abitabilità buona per taglie diverse, entrambe ovviamente con delle differenze. La Tiger Sport ha un assetto più rialzato, meno caricato sui polsi, il manubrio è montato su dei riser decisamente più alti rispetto alla Trident, che ha un manubrio largo, classicamente da moto stradale roadster, quindi un'impugnatura larga, comunque naturale. Quello che forse si sente di più sulla Trident è il fatto di avere le pedane piuttosto rialzate, quindi le ginocchia un po' inclinate, un po' piegate. Questo è un riflesso delle attitudini di guida di questa moto, no? Sì, sì, assolutamente, perché effettivamente rimanere compatti in sella è una cosa che invoglia a guidare in maniera sportiva, pur non essendo la Trident, come abbiamo detto, una nuda che vuole essere, insomma, strizzare l'occhio ai cordoli e alla guida in pista, ma sicuramente si presta alla guida dinamica su strada. È forte anche davvero di questo straordinario e sempre molto gudurioso tripolo inglese che abbiamo ritrovato in entrambe, che ha nella sua predisposizione a girare i medi con una bellissima spinta, e anche, perché no, puntare con veemenza la parte alta del contagiri dà veramente molto gusto. In questo, tra Trident e Tiger non ho trovato nessuna differenza. Non c'è nessuna differenza, il motore è assolutamente identico, ricorda nell'erogazione forse più un 4 cilindri che non un 2, cioè il 3 si immagina sempre che stia a metà, in realtà a questo punto propensione a girare alto, scende in sesta anche sotto i 2000 giri senza nessun problema, quindi sotto i 50 km orari si può continuare a usare la sesta marcia, quindi il motore è anche molto confortevole nell'uso su strada, con delle vibrazioni tutto sommato molto contenute. Molto contenute. Segnaliamo una risposta del Ride by Wire assolutamente perfetta, che mi è piaciuta in entrambe, quindi è assolutamente priva di on off, e consigliamo caldamente La scelta di dotare come optional sia l'una che l'altra, in base a quali saranno i vostri gusti, del quick shifter, che quello di Triumph è assolutamente uno dei riferimenti in questo ambito. Per trovarci stamattina segnalo di essere venuto in autostrada con la Tiger, che era quella assegnata, quindi ho avuto modo di guidarla anche nel veloce, ha una buona protezione aerodinamica che aumenta in maniera significativa alzando manualmente il cupolino. Come hai detto tu poc'anzi, le vibrazioni non sono assolutamente fastidiose, quindi anche per trasferimenti a lunghissimo raggio mi sento di consigliarla e di promuoverla. Sì. Sì, diciamo non è la moto più ampia e protettiva del settore, però comunque offre un compromesso decisamente di buon livello. Per quanto riguarda invece la dinamica, La dinamica è interessante perché alla fine la Tiger, pur essendo appunto più lunga di interasse, è quasi altrettanto svelta della Trident nelle svolte, nei tornanti, nelle rotonde, insomma. I cambi di direzione è super rapida. Per essere una crossover di questa categoria è decisamente un riferimento come resa dinamica, come maneggevolezza e come reattività. Sì, io avevo un bellissimo ricordo della presentazione a Trident che ho confermato e rinnovato, quindi anche in questo caso una roster da guidare molto piacevole, che invoglia a fare chilometri. Questa appunto, come abbiamo detto, era dotata di alcuni optional, tra cui il quick shifter, che è sicuramente uno degli aspetti di libidine nella guida di questa affascinante roster. L'unica cosa, se posso fare un piccolo appunto, che non mi è piaciuta tantissimo, non so come la pensi tu, è la frenata. Mi è sembrata, insomma, non che manchi la potenza in assoluto, ma il primo bite delle pastiglie o comunque la risposta alla leva mi sembra sempre un po' spugnosa. Penso che questo dipenda dalla scelta magari di dotarla di pinze, tu che sei più tecnico, da che cosa? Le pinze a due pistoncini sono volutamente messe su moto che comunque sono moto di accesso per la gamma Triumph, quindi non hanno questa frenata che intimorisce. Certo, a fronte prestazioni che ti portano comunque a guidare anche veloce, sì, vorresti magari qualcosa di più. Sì. Perché i cavalli non sono moltissimi, ma neanche pochi, e il motore anzi sembra di andare più forte di quello che magari in realtà si sta facendo. Ho trovato anche molto appunto la gestione dell'elettronica, mi è capitato in questi giorni di guida di una volta sola di sentire il controllo di trazione che si inseriva, lo fa in maniera molto smooth, molto equilibrata, e non so se tu hai avuto modo, ho utilizzato la mappa Rain per provare la differenza.
partenza, sì. Ed effettivamente la risposta al comando acceleratore è molto filtrata e aiuta, credo, un pilota magari non skillatissimo nella guida in condizioni di manto stradale difficili a viaggiare in maniera più tranquilla. Sì, in questo caso Red by Wire fa la differenza. Quindi le idee sono un pochino più chiare. E Christian, a chi si rivolgono secondo te alla fine? Quella Tiger e la Trident? E alla fine il colpo d'occhio non mente, diciamo, per chi fa tanta strada, magari anche d'inverno, come te, come capita a me, ovviamente una moto più protettiva e con anche un po' di escursione delle sospensioni in più che la rende più confortevole sugli ostacoli che si possono incontrare, ovviamente la Tiger Sport continua a fare la differenza. È fuori discussione che però la Trident sia assolutamente più affascinante, forse anche un po' più figa e attrae magari un piloti di età più giovane. Tanto è vero che sono entrambi disponibili con la limitazione della potenza per poter essere guidate con patente A2 e possono essere poi ripristinate alla potenza originale da un concessionario Triumph. Bene, a questo punto non resterebbe che tornare dal concessionario per chiedere quanto costano. Allora, la Trident 660 parte da 8.375 euro, chiaramente poi in base alle proprie disponibilità si può attingere al ricco catalogo di accessori per renderla, insomma, il più possibile vicina ai propri gusti. Mentre la Tiger Sport, che ha delle dotazioni di base già un po' più ricche, parte da 9.495 euro, sempre franco concessionario. Quindi per concludere, Cri, dopo queste intense giornate di guida, noi due, credo, le nostre personalissime preferenze le abbiamo maturate. A questo punto lasciamo a voi esprimere le vostre. Da alcune stagioni a questa parte stiamo assistendo alla ormai diffusissima tendenza della stragrande maggioranza di case motociclistiche di presentare modelli anche profondamente diversi tra loro, ma accomunati da una base tecnica comune. Parliamo di termiche praticamente identiche e telai dalle evidenti similitudini. Anche Moto Morini ha inaugurato questa strategia utilizzando il suo nuovo bicilindrico parallelo che ha debuttato sull'Adventure Media della casa di Trivolzio, la Xscape 650. Motore che poi è stato declinato in un secondo momento anche in due interessanti naked medie, 6,5 definite, ma in due versioni diverse, la 650 SCR e la 650 STR. Quindi oggetto della nostra comparativa questa volta è proprio lei, la capostipite, la Xscape 650, che noi abbiamo messo a confronto con la SCR 6,5. Due moto in comparativa prevedono naturalmente l'utilizzo di due tester, ecco perché in questa settimana ce le siamo scambiati spesso con l'amico e collega Marco Boni. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Stefano, ciao a tutti. Per mettere alla luce quali sono le principali caratteristiche, quali sono i principali pregi e perché no anche qualche piccola ombra delle due moto Morini in questione. Io mi sono concentrato maggiormente sulla 6,5 SCR, una naked che strizza l'occhio al fashion con la sua bella sella in pieno stile heritage e una posizione a bordo tipica da scrambler. Tecnicamente, come dicevamo, la SCR è mossa dal suo propulsore bicilindrico BI albero in grado di erogare 61 cavalli di potenza massima con 54 Nm di coppia. Motore che trova posto in un bel telaio a traliccio in acciaio al quale si collega un forcellone in alluminio. Le sospensioni arrivano da Kayaba, forcella da 43 mm di diametro upside down, regolabile nel precarico molla e idraulicamente in compressione ed estensione. L'ammortizzatore invece è regolabile nel solo precarico molla e nella sola estensione idraulica. Per entrambi le quote di escursione sono di 120 mm. Belli i cerchi a raggi, 18 all'anteriore e 17 al posteriore, 120-70 per la gomma davanti, 160 per la posteriore. Pneumatici tubeless forniti da Pirelli con i suoi MT60. Frenata affidata ad un impianto Brembo, doppio disco anteriore da 298 mm pinza d'attacco assiale e sistema ABS fornito da Bosch. E dopo le caratteristiche tecniche della SCR sentiamo da Marco quali sono quelle della Xscape 650.
Partirei col mostrare le linee tese filanti in puro stile italiano della Xscape, una moto adventure ma con un animo più votato all'utilizzo stradale. Come ci ha anticipato Stefano, la base tecnica è all'incirca la stessa, con qualche però piccola modifica. Il telaio ad esempio ha all'incirca la stessa forma ma adotta degli irrigidimenti all'interno per l'uso fuoristradistico. In più l'avancorsa e l'angolo di sterzo sono modificati sempre per un utilizzo stradale o fuori. Anche il motore è fondamentalmente lo stesso, infatti adotta all'incirca le stesse soluzioni. Cambiano però la mappatura finale e lo scarico, che gli danno un cavallo in meno sulla potenza finale, passando da 61 della SCR a 60 della Xscape. Cambiando però stile di moto, naturalmente alcune modifiche essenziali devono essere fatte, a partire magari dalla forcella, che in questo caso nell'Xscape è da 50 mm e da 177 mm di escursione, e non è Kayaba ma Marzocchi. Il mono invece dietro, quello rimane Kayaba ma ha un'escursione di 165 mm. Entrambe le sospensioni adottano la stessa tipologia di regolazione utilizzata sulla SCR. I cerchi nella versione base sono in lega, entrambi tubeless e sono da 19 davanti e 17 dietro. Sono disponibili come optional invece i cerchi a raggi. E la Xscape calza due pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR, davanti da 110-80, mentre dietro sono da 150-70. Rimanendo in tema similitudini, invece Xscape e SCR adottano lo stesso impianto frenante, quindi con doppio disco Brembo anteriore da 298 mm e impianto ABS Bosch. Nel caso dell'Xscape però è disinseribile per la modalità off-road. Quindi la nostra esperienza in sella alla 6,5 SCR è stata assolutamente ben più che positiva. Una volta a bordo si ha la sensazione di essere seduti su una moto comoda, confortevole, gli spazi sono ampi e notiamo anche una significativa attenzione ai particolari. Diversi sono i dettagli da moto grande, a cominciare per esempio dai comandi al manubrio retroilluminati, al bel pannello TFT da 5 pollici connettibile con il nostro smartphone. Attenzione anche ai dettagli, le canne delle forcelle in un bel oro anodizzato, quindi sicuramente una Morini ben fatta, ben realizzata, ben costruita. Posizione in sella decisamente comoda, manubrio che impone al busto una posizione molto eretta, sella a 81 cm da terra, appoggiamo entrambi i piedi agevolmente. Muovere i primi metri in sella alla SCR è alla portata di tutti, perché la scrambler italiana mette subito a proprio agio, a cominciare dall'erogazione della sua potenza. Il motore ovviamente non è un mostro di esplosività, ma regala e spalma la sua coppia di oltre 5 kg in tutto l'arco di utilizzo. La risposta al comando dell'acceleratore, che segnaliamo non è ride by wire, è sempre precisa e puntuale, e anche il suo pacchetto ciclistico funziona a livelli di eccellenza. I 120 mm di escursione delle sue sospensioni sono più che sufficienti sia per assorbire le martoriate asperità delle strade cittadine, sia, perché no, anche per spingersi su qualche strada a bianco. Ovviamente l'off-road duro e puro non è il terreno di caccia preferito della SCR. Sospensioni che anche quando si adotta una guida un pochino più sportiva, un pochino più aggressiva, vengono sempre in sostegno del pilota. L'equilibrio generale è sicuramente una delle carte vincenti al mazzo della SCR. Infatti la scrambler italiana non è ultra rapida nello scendere a prendere il punto di corda, né velocissima nei cambi di direzione, ma regala al suo pilota sempre una grande sensazione di stabilità, richiedendo in cambio un ridottissimo impegno fisico. La frenata fornita dall'impianto Brembo è più che sufficiente a tenere a bada i 61 cavalli forniti dal motore bicilindrico della Morini Scrambler 6,5, e il sistema ABS fornito da Bosch, come dicevamo prima, è correttamente tarato e non abbiamo mai percepito interventi inaspettati. Davvero molti pregi quindi per la Morini 6,5 SCR, e anche qualche piccolo difetto, nulla di macroscopico, intendiamoci. Forse una sensazione di peso tipico delle moto prodotte in Cina, un pochino sopra la media, e una corsa della sua leva del cambio decisamente un po' troppo lunga. Ultimo dato, quello del prezzo. Per portarsi a casa questa bella, ben realizzata e decisamente efficace nell'uso di tutti i giorni scrambler media, ci vogliono 7.390 euro franco concessionario, un prezzo assolutamente concorrenziale vista la quantità di carne al fuoco che questa moto Morini mette. Ora però capiamo da Marco come si è trovato lui in sella alla Xscape 650. Marco.
Partiamo col dire generalmente che l'Xcape è una moto universale che si può utilizzare tutti i giorni per il giro nel weekend, ma anche per lunghi viaggi, anche se con qualche piccolo ma. Partiamo dalla posizione di guida. La forma a conca della sella dà quasi la sensazione di stare all'interno della moto e non sopra. È poi disponibile in due versioni, quella di base con altezza da terra di 845 mm e c'è invece una versione ribassata a 820 mm. La triangolazione di seduta poi è ben studiata per consentire la schiena di rimanere retta e di allungare bene le braccia sul manubrio. Anche le pedane poi hanno la giusta distanza dalla sella. Manca però uno svasamento sul serbatoio per consentire di stringere le gambe quando si viaggia seduti, ma anche in piedi. Arriviamo al piccolo ma della Xcape, il peso. Infatti si tratta di circa 233 kg in ordine di marcia, un 10% in più della SCR, che però influisce parecchio sulla guida e tanto sulle prestazioni del motore. La ciclistica però dà una forte mano per mantenerla maneggevole durante la guida, rimane pesante quindi soltanto durante le manovre. Ne risente però tanto il motore, che non risulta particolarmente reattivo, eccetto se superati i 6.000 giri, in cui però aumentano tanto le vibrazioni e non si ha tutto questo guadagno di potenza. La ciclistica invece, come anticipato, è ben fatta. Le sospensioni molto morbide garantiscono comunque una guida fluida e i cambi di direzione sono sempre facili da gestire, tanto che la sensazione di sicurezza consente di andare in angoli di piega molto accentuati per il tipo di moto. Il mix di sospensioni morbide con cerchi poi da 19 davanti e 17 dietro consentono all'Xcape di masticare qualche strada bianca senza problemi. Infatti l'anteriore riesce ad attutire bene qualsiasi colpo che si becca dovuto a strade più o meno pianeggianti. Anche nel caso dell'Xcape i freni sono ben azzeccati e infatti riescono a gestire bene sia il peso che la potenza della moto, anche quando si viaggia a pieno carico in due. A questo proposito il passeggero infatti si trova sempre a proprio agio grazie a delle sospensioni morbide e anche a una sella ben imbottita. Dietro poi si trovano due grossi maniglioni dove appoggiarsi e la possibilità di un bauletto posteriore. Facendo un riepilogo quindi possiamo elencare i pregi e difetti dell'Xcape. Tra i difetti troviamo innanzitutto il peso, 233 kg, infatti non sono pochi per la tipologia di moto e per la sua cilindrata, e questi vanno poi a influire tanto sulla potenza del motore. Tra i pregi però si può dire che il motore è fluido e costante ed emette poche vibrazioni. Affiancato poi a una facilità di guida della moto generale e a un comfort molto elevato, l'Xcape può essere comunque adatta per lunghi viaggi. Tra i punti di forza dell'Xcape si potrebbe anche aggiungere il prezzo. Si parla infatti di 7.190 euro franco concessionario per la versione base con i cerchi in lega, un prezzo molto competitivo per la sua categoria. Quindi, concludendo, le due Morini, pur condividendo buona parte del pacchetto tecnico motore e telaio, si rivolgono a due clientele profondamente diverse. Più appassionate all'adventuring troveranno nell'Xcape una valida compagna di viaggio, quelli più attenti al fashion sicuramente troveranno la SCR decisamente affascinante, e noi ci vediamo al prossimo video.